nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico spolverino che io ho deciso di chiamare spolverino Chloe. Per poterlo realizzare ho utilizzato due filati, entrambi della Mistrico Filati, che sono l'Alice e il Fascinator. Me li avete visti usare entrambi, questa volta li ho usati insieme e io ho usato il grigio scuro con il grigio chiaro e questo è il risultato. Io lo trovo fantastico. Naturalmente voglio farvi vedere altri tipi di combinazioni di questi due fantastici filati. Prendo un attimo i gomitoli, scusatemi, eccomi, ok, che potete, come dice, usare o andate su un classico, quindi questo fantastico nero con il fascinator nero, oppure potete spezzare usando l'alice marrone con il fascinator dorato, oppure se non volete fare troppo nero su nero potreste usare alice nero e fascinator grigio, o al contrario fascinator nero e alice grigio, quindi potete veramente sbizzarrirvi. Una cosa che mi piace è anche poter abbinare comunque anche il marrone al nero, in quanto vi ricordo che tutti i colori del fascinator hanno questa tonalità anche di dorato, quindi va benissimo per poterlo abbinare appunto a questi colori. Altro colore di abbinamento che potreste fare è il color, mi sembra che l'ho chiamato mattone dell'alice, che potreste unire al colore oro del fascinator, quindi vi potete sbizzarrire. Ora, per quanto riguarda il quantitativo, io naturalmente in descrizione vi lascio il link al sito Filati Elsa, da cui potete acquistare il mio filato. Quindi il quantitativo, dicevamo, per quanto riguarda l'alice ho utilizzato 250 grammi, mentre per quanto riguarda il fascinator ho utilizzato 150 grammi, quindi 5 gomitoli alice e 3 gomitoli fascinator. Ora, per una taglia M io vi consiglio di andare a prendere 300 grammi del fascinator e 200 grammi scusatemi, 200, scusa, 300 grammi dell'alice e 200 grammi del fascinator, mentre se siete una taglia L andate a prendere 350 dell'alice, 250 del fascinator, quindi andate sempre ad aumentare di un gomitolo in più rispetto a ogni taglia. Per quanto riguarda invece la lavorazione di questo spolverino, vi dico già che è semplicissima, perché per quando si parla del corpo e quindi in giri di andata e ritorno è un giro che va sempre ripetuto, mentre per quanto riguarda le maniche i giri diventano due, ma il motivo è lo stesso. È un motivo forato molto morbido, vedete, è veramente uno spolverino perché è veramente molto morbido, e io ho deciso di farlo così perché voglio indossarlo soprattutto nel periodo di marzo e aprile, e già me lo immagino la sera con sotto una camicetta e questo spolverino sopra nel periodo di primavera, inizio primavera, quando la sera fa ancora abbastanza freschetto, quindi una bella camicia, una gonna o un pantalone e sopra questo, e il gioco è fatto, come si suol dire. Quindi veramente semplicissimo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. Se è così, mi raccomando, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro kimono o giacca, ancora non so come definirla, comunque io utilizzerò due filati lavorandoli contemporaneamente, ossia l'alice e il fascinator. E infatti utilizzerò questi due insieme, il fascinator grigio e l'alice grigio, che sono il numero 27 e il numero 5, e appunto li lavorerò contemporaneamente. Voglio farvi però vedere altri tipi di combinazioni che si possono fare con i colori di questi due filati. Un altro che giustamente è perfetto per indossarlo la sera è il nero con tonalità nero, però se non vi piace la tonalità troppo scura potreste fare un nero con grigio o questa maniera, nero e grigio chiaro, oppure se volete optare per qualche altro tipo di colore, un colore che mi piace tantissimo è il marrone con il dorato, che trovo siano veramente perfetti insieme, oppure un altro colore da non sottovalutare è questo, che così è formato da questo colore, che è un colore mattone, e il dorato per staccare di più. Naturalmente col marrone in realtà potreste mettere anche il nero, quindi potete fare veramente vari tipi di combinazioni che più vi piacciono. Allora, io lavorerò con l'uncinetto del numero 5, spostiamo un po' più indietro questi filati perché altrimenti un po' scocciano con la visuale. Dicevo, io lavorerò con l'uncinetto nel numero 5 e vi farò vedere un campione. Vi dico già che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 5 più 6 catenelle, quindi più 5 catenelle per ogni motivo più 6 che vi servono per avere l'inizio uguale alla fine. Iniziamo da sotto e io nel mio cardigan o spolverino ho montato, perché lo sto lavorando, 126 catenelle, quindi 120 più 6 catenelle. Ora, per una taglia S M, io
io vi consiglio di andare a mettere in più almeno 6 motivi, in modo tale da averne due in più per lato, perché poi noi divideremo la nostra lavorazione in tre parti, quella dietro e due davanti, e in questa maniera avrete due motivi in più per lato, quindi due avanti, due dietro. Mentre se siete una taglia L, io vi consiglio di andare a montare almeno 12 motivi, in modo tale da averne 4 avanti per lato e 4 dietro. Quindi tenete sempre presente, se comunque lavorate con un uncinetto come il mio, il 5, se lavorate con un uncinetto più sottile dovete andare a mettere naturalmente più motivi, se lavorate con un uncinetto più grosso, quindi un filato più grosso, dovete andare a mettere meno motivi. Quindi tenete conto che io montando 126 catenelle ho una larghezza di circa 85 centimetri, che quindi per me va bene, perché comunque non lo voglio chiuso. Se lo volevo chiudere avrei dovuto montare più catenelle, ma in realtà io questo lo voglio utilizzare soprattutto in primavera, quindi non ho bisogno di andarlo a chiudere. Detto tutto ciò, possiamo iniziare a fare il nostro giro. Vi dico subito, semplicissimo, è un giro che va sempre ripetuto, quindi andiamo a lavorare e andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto 3 catenelle di base, 1 2 3, entro nella quarta, e quello che vado a fare adesso lo farò per tutto il giro. Vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, scusate, già inizio il filo a non voler collaborare, 3 catenelle, 1 2 3, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base, vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare un'altra maglia alta, salto 4 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro, un'altra maglia alta, salto 4 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e di nuovo a fare una maglia alta, 3 catenelle, rientro nella stessa catenella di base, vado a fare una maglia alta, catenella di separazione e rientro, un'altra maglia alta. Quindi questo è quello che devo fare per tutto il mio giro. Terminiamo ancora, quindi salto 4 catenelle, entro nella quinta e di nuovo a fare una maglia alta, 3 catenelle, rientro, una maglia alta, catenella di separazione, rientro, vado a fare un'altra maglia alta. Termino la mia lavorazione, ho fatto qualche catenella in più io perché avevo paura di non aver contato bene, comunque termino la mia lavorazione, devo saltare 2 catenelle ed entrare nell'ultima e vado a fare una maglia alta. Quindi questo è il nostro giro che dobbiamo sempre andare a fare. Mi giro con la lavorazione e vi faccio rivedere come andare a fare il secondo giro, cioè è sempre il primo, ma vi faccio vedere con la base diversa come dobbiamo andare a fare. Quindi facciamo sempre le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, prendiamo il filo, andiamo direttamente nell'archetto di 3 catenelle e andiamo a fare maglia alta, 3 catenelle, rientro, maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. E vado a fare questo per tutto il giro, quindi salto tutto, vado nell'archetto di 3 catenelle e di nuovo maglia alta, 3 catenelle, rientro, maglia alta, catenella di separazione, rientro, maglia alta,
E naturalmente il giro si terminerà andando a fare una maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Quindi questo è il giro che va sempre ripetuto. Vi ricordo che ho montato 126 catenelle, la lavorazione si fa su un multiplo di 5 a cui poi vanno aggiunte 3 catenelle e io vi dirò quante volte ho ripetuto il giro fino ad arrivare agli scalfi. Non so ancora appunto se lo devo definire uno spolverino o un cardigan, poi deciderò. Per adesso mi mancano ancora un paio di giri per poter arrivare un bel po' di giri per arrivare allo scalfo, però poi vi farò vedere come andare a mettere i marcatori e dividere appunto le due parti avanti dalla parte dietro. Allora, io ho lavorato il mio giro per un totale di 34 volte e come altezza per me ci siamo, è venuta bella lunga, quindi posso andare a mettere i marcatori per poter appunto creare la parte dietro e le due parti avanti. Per poter fare ciò, io sono andata a contarmi i miei motivi in orizzontale, quindi questo qui, ve lo faccio vedere tipo questo, e ne ho contati un totale di 24. Io ho fatto in questa maniera, ne ho messi 6 avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e dopo il sesto ho messo il marcatore. Stessa cosa da quest'altra parte, ne ho contati 6 e dopo sono andata a mettermi un marcatore. E adesso, come vi ho detto, lavoreremo quindi sempre lo stesso giro, però prima nelle due parti avanti e poi nella parte dietro. Mi raccomando, chi era una taglia più grande, secondo me, per una taglia M deve andare a mettere almeno 8 dei nostri motivi orizzontali, se non anche 9. Per una taglia M invece andate a metterne anche 11-12 motivi sul davanti, il resto dietro, sul davanti per ogni lato. Detto ciò, quindi possiamo andare a lavorare, come vi ho detto, ancora il nostro giro, lavorando però solo nella parte avanti, poi nelle due parti avanti e poi nella parte dietro. Quindi io lavorerò normalmente il mio primo giro andando sempre a fare le nostre 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, e poi entrando nell'archetto di 3 catenelle andando a fare maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta, 3 catenelle, rientro maglia alta. Quindi continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare alla fine del giro. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi quello successivo. Però è quello che abbiamo fatto fino adesso, solo che lo facciamo in una parte più piccolina. Quindi sto per terminare il primo giro, ho fatto il mio ultimo motivo, devo terminare con una maglia alta che vado a fare appunto dove ho messo il marcatore, quindi subito dopo il mio sesto motivo orizzontale. E quindi poi giriamolo con la lavorazione e andiamo a fare nuovamente il nostro giro. Mi raccomando, quando andremo a lavorare la parte dietro, qui faremo sempre la nostra prima maglia alta e quindi da quest'altra parte l'ultima maglia alta. Quindi lavoreremo sempre normalmente qui tra i due gruppi, cioè quindi nella dove finisce la parte dietro, dove inizia la parte avanti, andremo a fare la maglia alta. Quindi sia per quanto riguarda questo lato che poi quello dietro. Io adesso continuo a lavorare naturalmente il giro, vi farò sapere quante volte l'ho ripetuto per arrivare a all'altezza delle spalle. Ho terminato di lavorare la mia parte dietro e le due parti avanti e ho fatto un totale di 11 giri, quindi sia davanti che dietro ho fatto un totale di 11 giro e 11 giri, e poi sono andata a cucire sulle spalle. Per andare a cucire sulle spalle ho cucito i primi 4 motivi insieme, sia dietro che avanti, lasciando liberi avanti 2 motivi. Stessa cosa da quest'altro lato, sono andata a cucire dall'esterno verso l'interno per 4 motivi, lasciando 2 esterni liberi in modo tale da creare appunto il mio scollo. Adesso possiamo andare a fare le maniche. Per lavorare la nostra manica, io lavorerò sempre con un centro numero 5, sempre unendo insieme il filato Alice Fascinator, però i giri non sarà più uno solo, ma diventeranno due. Questo perché passiamo a fare la lavorazione in tondo invece che la lavorazione a giri di andata e ritorno. Quindi io mi aggancio sempre dal sotto, quindi qui, e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Ora salto almeno 2 maglie alte orizzontali, entro qui nel foro e di nuovo vado a fare maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta.
3 catenelle, 1, 2, 3, rientro un'altra maglia alta. E quindi continuo così per tutto il giro, salto sempre due maglie alte orizzontale, entro o nel foro o nella maglia alta qui e vado di nuovo a fare le mie maglie alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, 3 catenelle, rientro maglia alta. Continuo così per tutto il giro, vi dirò alla fine quanti dei miei motivi 1 2 3 sono andata a fare. Termineremo il primo giro, vi farò vedere come andare a fare poi il secondo. Sto per terminare il mio primo giro, quindi ho fatto l'ultimo motivo, in totale ho 10 motivi, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime raggiungo dove ho l'archetto di 3 catenelle. E a questo punto possiamo fare il nostro terzo giro, il secondo giro, quindi andiamo a fare 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta, 3 catenelle di separazione. Prendiamo il filo, rientriamo, andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientriamo un'altra maglia alta e poi direttamente nell'archetto di 3 catenelle andiamo di nuovo a fare una maglia alta, 3 catenelle, rientro maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta. Facciamo ancora un'ultima volta insieme, scusate mi si è un attimo il filo, quindi archetto successivo, maglia alta, 3 catenelle, rientro maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta. Quindi questi sono i due giri che dovremmo andare sempre a fare. Termineremo il secondo giro andando a fare sempre una maglia bassissima nella terza catenella e poi con una maglia bassissima ricominceremo e andremo a fare di nuovo maglia alta, catenella, maglia alta, 3 catenelle, maglia alta. Quindi due giri che vanno sempre ripetuti per tutta la lunghezza della nostra manica. Ho terminato la mia manica, ho fatto un totale di 29 giri e per me vanno più che bene e quindi adesso posso andare a fare la seconda manica e poi andrò a decidere se farò un bordino oppure no all'apertura della mia giacca. Terminate entrambe le maniche, alla fine ho deciso di fare soltanto un giro di maglie, di mezze maglie alte intorno a tutta l'apertura della giacca e vi dico come. Dove ho la maglia alta orizzontale ho fatto una mezza maglia alta e nel forellino fra le due maglie alte orizzontali sono andata a fare una mezza maglia alta. Qui negli angoli sia in alto che in basso ho fatto 4 mezze maglie alte in modo da avere la punta tonda e qua nel collo sono andata a fare una mezza maglia alta dove ogni maglia alta e 2 dove ho l'archetto di 3 catenelle mentre una dove ho l'archetto di 1 catenella, quindi semplicissimo. Ho fatto questo quindi sia attorno a tutta l'apertura e a questo punto possiamo dire che il mio la mia giacca o il mio cardigan, devo ancora decidere come chiamarlo, è terminato.